fagiola biologica. Quando dico biologica, è biologica perché quando c'è il vermetto non ci sono pesticidi, che non è tutto uguale la fagiola. Guardate. Intanto la tolgo dal baccello, così poi faccio la preparazione. Una volta che l'ho sbucciata e l'ho lavata, l'ho messa in acqua e metto 3 fogli d'alloro e li faccio cuocere. Continuiamo con la ricetta con i fagioli. I fagioli li ho cotti, poi ci vogliono una cipolla, basilico, un aglio, origano, sale, olio e pomodoro pelato. Metto olio. Panco basta. L'aglio. E una cipolla tritata. Ho messo la cipolla e la metto sul fuoco. La facciamo rosolare. Dopo aver rosolato la cipolla e l'aglio, mettiamo il pomodoro che io ho pelato, pomodoro fresco. Mettiamo il basilico, l'origano, e facciamo cuocere. Dopo cotto il pomodoro, togliamo l'aglio e ci mettiamo i fagioli. Li lasciamo cuocere per altri 10-15 minuti. Saliamo. Una volta cotta, la impiattiamo. Potete servirli con pane tostato e peperoncino a chi piace.